Ciao, sono Riccardo, sono il fondatore di Noi Sushi. 12 anni fa ho fatto il mio primo viaggio in Giappone. Ho deciso di documentarmi sempre di più e avventurarmi all'interno del food, dello street food, della conoscenza appunto di questo popolo attraverso il cibo. Mi ha sempre affascinato questa cultura. Ho preso un volo senza ritorno e innamorato della cucina della regione del Kansai, dove Kyoto, Kobe e Osaka sono le città principali, ho scoperto questo tipo di cucina che era un pochino diversa dall'altra parte del Giappone del nord. E decisi di tornare in Italia per aprire la prima osteria giapponese, la Izakaya, che non è altro che una forma di trattoria molto simile a quello che noi appunto siamo abituati, dove i giovani si radunano anche dopo il lavoro e vanno a mangiare il piatto del giorno bevendo birra o sake. Così ho deciso di aprire a Gabice Mare la prima osteria giapponese. Riccione invece ho coronato il mio sogno aprendo il negozietto, il negozio takeaway con una piccola salettina privé per fare ristorazione. Quindi un ambiente un pochino più raccolto dove il cliente può venire a ordinare il suo asporto, può mangiare sul posto, ma può anche comprarsi il prodotto da portarsi a casa, tipico e unico ed esclusivo. La mia scommessa qual è stata? È stata quella di portare un prodotto giapponese in Italia che nessuno ancora conosceva e farlo amare dai giovani, farlo amare dalle famiglie, farlo amare anche dai bambini. Tutto incentrato sull'eccellenza. La ristorazione deve essere fatta con passione, deve essere fatta con amore. Ci sono delle procedure da rispettare e soprattutto bisogna comprare la qualità per essere premiati. Noi Sushi cosa rappresenta? Noi è un pronome che racchiude un po' un coinvolgimento, noi, senso di appartenenza, facciamo gruppo, facciamo una community, noi sushi, facciamo cucina giapponese, facciamo cucina di Osaka, quindi non facciamo solo sushi, però il nostro cliente dice ci vediamo da noi e lo sente un po' suo. Quando decidi di creare un sogno che poi deve essere un servizio offerto alla clientela, non basta solo fare da mangiare. Bene, chiaramente ti devi anche avvalere della tecnologia. La tecnologia in questo caso è fondamentale per velocizzare i tempi, per schematizzare il tipo di lavoro. Per questo abbiamo scelto il punto cassa Zucchetti Tilbi. Cosa mi è piaciuto durante la demo di questo prodotto? La possibilità di poter lavorare in cloud. Quindi verificare da casa o da qualsiasi altra parte dove io mi trovi con la mia app direttamente sul mio telefonino. Io posso verificare l'andamento in diretta di quello che sta accadendo all'interno dei miei locali, verificarne il consumo, verificarne le tempistiche, gli incassi. In questo modo, occupandomi non solo di Noi Sushi, ma anche di altre attività, io non potendo essere sempre presente, ho voluto scegliere un gestionale che mi permettesse di avere un ottimo modo di lavorare, veloce e un ottimo controllo a riguardo. Mi permette di interfacciarmi con le varie applicazioni di takeaway e delivery, per cui entrano direttamente dentro il mio punto cassa. Possiamo emettere documenti fiscali e fatturazioni elettroniche senza dover passare attraverso il commercialista o altri consulenti. Abbiamo la possibilità di gestire un magazzino, abbiamo la possibilità di spostare le aperture o le chiusure o di non rendere visibili determinati prodotti se sono esauriti. Molto intuitivo, molto smart. Siamo molto felici di aver scelto il punto cassa Tilbi Zucchetti perché in pochi clic riusciamo a vedere la storicità dei nostri prodotti, le statistiche, i consumi e soprattutto anche dare importanza a determinati clienti per storicità, per consumo, per fedeltà. In pochi clic riusciamo a identificare i clienti registrati, quanto sono fan, quante sono alle prime armi, quali sono i loro gusti. E quindi dietro a questo poter gestire il remarketing. Fino ad oggi non avevamo mai avuto l'occasione di lavorare con un partner così efficiente.